La fede e l'arte sono tornate a colorare le strade del centro storico di Alatri con la magia dell'infiorata in occasione della solennità del Corpus Domini, un evento che quest'anno festeggia la 20ª edizione, ma che ha origini ancor più antiche. Le strade e i rioni della città dei Ciclopi si sono trasformati, si sono vestiti di colori e di fiori. La giornata dedicata alla solennità del Corpus Domini si è conclusa con la messa e la processione che ha percorso tutto il tragitto dell'infiorata. Al termine della cerimonia, dopo un'attenta valutazione, è stato assegnato il panno dell'infiorata, il premio che va al rione che ha realizzato il tappeto floreale più bello vinto quest'anno da Giorgia Calicchia, quadro rappresentato nella zona di San Lorenzo, un'opera realizzata interamente da soli fiori naturali. L'infiorata di Alatri è nata ufficialmente nel 1994 grazie all'impegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione ACTA ed il fondatore Pari De Bricca, scomparso nel 2003. Ancora oggi la città vanta un importante primato. Nel 1999, infatti, l'infiorata di Alatri ha ricevuto la registrazione e l'omologazione dal Guinness dei primati di Londra, essendo stato il tappeto floreale più lungo e continuativo del mondo. 20 infioratori di Alatri, inoltre, domenica saranno a Roma per partecipare alla realizzazione dei quadri di un'infiorata mondiale che vedrà nella capitale i più grandi esperti ed artisti del settore.